Eccoci di nuovo ragazzi, oggi trattiamo ancora lo stesso argomento, però da un altro punto di vista. Tutto questo semestre ragazzi parliamo del contratto del lavoro dipendente, come io vi avevo già detto. Oggi parliamo della durata del contratto di lavoro, se questo contratto ha una durata determinata oppure non ha una durata determinata. Parliamo anche della cessazione del contratto, quando questo contratto si scade, quando termina, quando finisce, ok? Va bene. Ci sono due tipi di contratto, ragazzi. Il contratto di lavoro a tempo determinato, quindi c'è una durata, ha una durata definita. Questa durata può essere un anno, 6 mesi, 2 anni, 5 anni, eccetera. Ok? Quindi c'è una durata. Quindi quando questa durata finisce, il contratto termina. Finisce. Ma noi possiamo rinnovare questo contratto. Rinnovare vuol dire allungare oppure prolungare il contratto per un altro periodo. Per esempio, se la durata del contratto è un anno, quindi alla fine di questo anno noi possiamo rinnovare il contratto per un altro anno nuovo, un anno nuovo, nel senso che se il tuo contratto scade il 31 dicembre 2020 e poi il datore di lavoro ti rinnova il contratto, quindi questo contratto sarà valido, ok, fino al 31 dicembre 2021, un altro anno, ok? Il secondo tipo è il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Indeterminato vuol dire che questo contratto non finisce, non ha termine, non ha una fine. Ma, tuttavia, ci sono delle condizioni che portano a termine questo contratto. Quali sono? Prima, la pensione. La pensione, quando tu hai 65 anni, tu smetti di lavorare, ok? Sì, che il tuo contratto di lavoro è a tempo indeterminato, quindi non termina, ma quando tu arrivi all'età di 65 anni, tu smetti di lavorare secondo la legge egiziana. Quindi non lavori più. La seconda condizione è le dimissioni del lavoratore. Se tu come un lavoratore ti licenzi, tu lasci il lavoro, abbandoni il lavoro e quindi tu presenti le tue dimissioni, le tue dimissioni è un documento che dice che tu non vuoi più lavorare, vuoi lasciare il lavoro. E in questo caso il contratto scade. La terza condizione è il licenziamento per giusta causa. Se tu fai una cosa orribile, inaccettabile, uno sbaglio grave, quindi il datore di lavoro avrà il diritto di licenziarti. Ok? Va bene. Vediamo ragazzi questi termini e condizioni per la fine di un contratto, per l'annullamento di un contratto, per lo scioglimento del contratto, del rapporto di lavoro. Okay. Il lavoratore, ragazzi, oppure il datore di lavoro possono decidere di annullare, cancellare il contratto con un preavviso di 1 o 2 o 3 mesi. Nel senso che se tu sei un lavoratore e vuoi lasciare il lavoro, va bene, vuoi lasciare il lavoro, ma tu devi dire questo al datore un mese prima, 2 mesi prima, devi farlo sapere al datore di lavoro. Quindi un preavviso vuol dire che tu informi il datore di lavoro però prima, ok? Va bene. Se alla scadenza del termine del contratto di lavoro, quindi questo vuol dire che nella data di fine del contratto, l'ultimo giorno del contratto di lavoro, il lavoratore continua a fare le sue mansioni,
Ok, nel senso che se il tuo contratto finisce oggi, scade oggi, e domani tu vieni al lavoro e lavori e il datore di lavoro non ti impedisce di lavorare, cosa succede? Il tuo contratto si rinnova automaticamente. Ok? Va bene. Abbiamo un altro tipo di contratto, ragazzi, si chiama contratto a progetto. Cosa vuol dire contratto a progetto? Vuol dire che quando fai tu questo contratto, se tu sei un lavoratore, vuol dire che tu, questo contratto non ha una durata, ok? Non ha una durata definita, ma il datore di lavoro ti dà una mansione da fare e quando tu, oppure un progetto, perché quello, per questo che si chiama progetto, un progetto da svolgere, da eseguire. Una volta tu hai eseguito, hai fatto il progetto, l'hai trasformato in realtà, è divenuto una realtà, il contratto scade, ok? Quindi questo contratto per esempio, se tu costruisci, tu sei per esempio un imprenditore che costruisce delle case, quindi tu fai un contratto con un muratore per costruire due case, va bene? Ok, questo contratto non ha una durata definita, non ha un termine, però quando questo muratore finisce di costruire queste due case, il contratto scade e basta. Ok? Vabbè. Se il datore annulla il contratto prima del termine deciso nel contratto, senza avvisare il lavoratore, cosa succede? Se il tuo contratto scade il 31 dicembre 2020, per esempio, ma il datore di lavoro cosa fa? Annulla il contratto oggi, quindi prima del 31 dicembre 2020, e senza avvisarti, senza informarti prima, cosa succede in questo caso? La legge egiziana obbliga il datore di lavoro a pagare a te, a pagarti una somma di denaro per tutto il periodo di tempo che resta fino al 31 dicembre, fino alla scadenza, nel senso che in quest'anno quanti mesi mancano? Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 6 mesi. Quindi se il datore di lavoro annulla il contratto, devi pagarti tutti questi mesi. Il rapporto di lavoro termina immediatamente se il lavoro lascia il lavoro senza preavviso. Il datore non può comunicare licenziamento durante il periodo di ferie del lavoro. Le due parti devono rispettare il contratto fino al giorno della scadenza. Va bene, ragazzi? Ok, ciao.